invece ritorniamo coi piedi per terra con Francesco Ferrini, agronomo e professore ordinario di arboricoltura all'Università di Firenze, che ci parla su alberi e ambiente urbano, quando il difficile è rinnovare. Facciamo parlare, attenti adesso, ci siamo divertiti abbastanza, adesso concentriamoci. Sì, torniamo molto con i piedi per terra, molto, anche troppo forse. Allora, parlerò un pochino di un problema che ci assilla, ma allo stesso tempo ci stimola a qualche riflessione, cioè il rinnovamento e l'alberatura in ambiente urbano e anche non solo urbano. Io ho un po' suddiviso la presentazione in alcune parti, una piccola premessa sulla biomeccanica, poi quello che è il rischio connesso alla presenza di alberi, perché un rischio c'è sempre e comunque, due parole sulle alberature stradali, la gestione, perché dobbiamo rinnovare, è un punto interrogativo, ma secondo me dobbiamo rinnovare, punto, senza punto interrogativo, come dovrebbero essere strutturati i nuovi impianti e poi la selezione in materiale vegetale. Comincio con un pensiero. Poi capirete perché l'ho preso da un sito inglese. Una persona comune, un matematico e uno scienziato stanno guidando attraverso il Galles, vedono una pecora nera. Guardate, dice la persona comune, le pecore in Galles sono nere. No, dice il matematico, in Galles c'è una pecora nera. Non è così, dice lo scienziato, in Galles c'è una pecora nera, ma sappiamo che metà di essa è nera. Questo ci dice di tre diversi punti di vista di fronte alla medesima cosa. Questo è ciò che spesso accade e che è normale accada di fronte a un albero, cioè ogni persona che ha un background diverso, scientifico, tecnico, artistico, filosofico, oppure semplicemente quella che noi definiamo una persona comune, hanno approcci diversi di fronte all'albero. E non sempre dovrebbe essere così. Sicuramente abbiamo un problema da affrontare. Il problema è che abbiamo un patrimonio arboreo vetusto. Questo patrimonio arboreo confligge spesso con gli edifici, con i servizi aerei e con i sottoservizi che non erano presenti quando questo patrimonio arboreo fu piantato. C'è, e l'abbiamo visto prima, una gestione errata di quelle che abbiamo definito potature, ma che io non ho il coraggio di definire potature, ma sono dei tagli semplicemente. C'è una presenza di infezioni fuggine anche in relazione al fatto che sono state fatte e perpetrate per anni potature bestiali, tagli bestiali direi, e alcuni esemplari, e questo va sottolineato, hanno una rilevanza storica e paesaggistica, e questa è un'opportunità che dobbiamo gestire. Due parole sulla biomeccanica molto veloce, una scienza molto complessa, no? Sappiamo che l'architettura dell'albero è sicuramente una componente della biomeccanica, non è l'unica componente, non è perché l'albero è conformato in una certa maniera che abbia per forza quelle caratteristiche biomeccaniche. C'è sicuramente un problema di interazione fra vento e alberi e fra suolo e radici. Sono due fattori distinti ma che dobbiamo considerare. E che poi gli alberi non sono statici, sono sessili ma non sono statici, perché sono strutture in continua crescita, e c'è sicuramente un feedback fra quella che è la crescita dell'albero e la sua biomeccanica. E dobbiamo porci alcune domande. La prima è: gli alberi per natura sono sufficientemente stabili? La risposta è sì, diciamo statisticamente può essere risposto di sì, perché la natura accetta comunque dei cedimenti e delle conseguenze non prevedibili. La seconda domanda è: gli alberi, fra virgolette, moderni sono diversi? Sì, sicuramente, perché sono geneticamente impoveriti, spesso sono un unico clone che è stato utilizzato per gli impianti, e crescono in condizioni assolutamente non naturali. La terza domanda: dobbiamo ispezionare e monitorare la salute degli alberi e la loro stabilità? La risposta è sicuramente sì, ma lo devono fare persone con la professionalità giusta, cioè degli arboricoltori che abbiano fatto pratica, che abbiano esperienza e che abbiano una certificazione per fare certe diagnosi che non sono semplici e spesso possono anche non essere precise. Però la domanda che viene sempre rivolta a un agronomo, a un forestale o comunque un arboricoltore, sia lo pone sia il pubblico che il privato, è una domanda comunque uguale. I miei alberi sono abbastanza stabili per resistere a venti forti o alte sollecitazioni? È una risposta che dovremmo dare, che non sempre è semplice dare. E dobbiamo rispondere noi quando esaminiamo un albero a due domande. La prima è: a che livello la risposta dinamica dell'albero è influenzata dalla struttura della chioma? La seconda domanda
è che a che livello la struttura e la profondità dell'apparato radicale influenza l'ancoraggio. E soprattutto dovremmo un pochino lasciar perdere da qualche parte alcuni dogmi che ci sono stati inculcati anche da persone come me, che in passato magari credevano in una certa cosa e che poi fondamentalmente si è rivelata errata. Per esempio il dogma della messa in sicurezza degli alberi. Non esiste la messa in sicurezza degli alberi, esiste la riduzione del rischio. Un albero non può mai essere messo in sicurezza, perché è impossibile mantenere alberi senza rischi. Un minimo rischio deve essere sempre accettato per godere di quelli che sono i benefici che abbiamo visto prima, che anche il precedente relatore ha indicato. Questo è un fondamentale principio di gestione del rischio. Non possiamo assicurare l'assenza totale, la sicurezza totale, possiamo gestire il rischio. E la pubblica amministrazione deve sempre lavorare per minimizzare il rischio, quindi deve comunque intervenire sugli alberi, ma non lo deve fare certamente nella maniera in cui abbiamo visto, perché in quel modo minimizza anche i benefici. Invece deve gestire il rischio, quindi ridurlo, ma massimizzare i benefici degli alberi. Questo è un esempio, questa è una foto da Google Maps del 2007, un po' che 2008, questo era un bel filare di tigli che l'anno scorso è stato ridotto così. Di fronte a una perizia di un agronomo, attenzione, di fronte a una perizia di un agronomo, rischio ridotto, benefici azzerati. Questo è il classico esempio, come vi ho scritto, di una gestione miope da denuncia per danno ambientale. Abbiamo visto che esiste, è stato parlato, oltre che economico. Qui sono volati migliaia di euro non solo per fare il lavoro, ma anche per il danno che è stato creato. Purtroppo la coscienza pubblica non è molto preparata, molti ignorano che viene loro procurato un danno, perché forse qualcuno si muoverebbe. Poi ci sono altri principi. Anche alberi sani, perfettamente sani o solo leggermente cariati possono schiantare. Non è detto che quel famoso TSUR 0,3 preso per anni come una Bibbia, quasi una regola, no? Sotto 0,3 si abbatte, non è affatto vero, perché le piante reagiscono, producono un legno di reazione che è molto più robusto rispetto al legno normale, e non è detto che una pianta che abbia un TSUR sotto 0,3 sia più propensa al cedimento rispetto a una pianta che ha un TSUR di 0,7. Dipende dalle condizioni stazionali, dipende dalle condizioni meteorologiche. Se avesse valso questa regola, a Firenze, che sapete, ne hanno parlato tutti i telegiornali, ha perso qualcosa come quasi 5.000 alberi in tre diverse tempeste, l'ultima del 1 agosto, che ha devastato una parte della città. Devastato vuol dire che non c'è rimasto niente, e tutti quegli alberi hanno un TSUR uguale a 1, mentre alberi completamente cavi sono rimasti in piedi, proprio perché si erano in qualche modo autoadattati a certe situazioni. Quindi non è una legge naturale il TSUR, è un dato empirico che deve essere preso come tale, non è un dato scientifico provato, si ritorna al matematico, allo scienziato e alla persona comune. La persona comune vede l'albero cariato, è pericoloso. Il matematico dice sì, sotto 0,3 è pericoloso, lo scienziato dice attenzione, perché non è detto, non è sempre così, lo scienziato non ha mai certezze, finisce una ricerca e immediatamente si pone altre domande. Perché poi guardando a questi alberi mi da dire perché questi alberi sono ancora in piedi, alcuni da decenni, alcuni da secoli, alcuni sono i platani di Villa Borghese, del Bosco dei Platani, Villa Borghese, altri è un Celtis. Probabilmente non leggono i libri di biomeccanica più vecchi o non accettano certi dogmi che vi ho detto prima. Oppure ignorano le leggi sulla stabilità e sicurezza, forse non lo sanno, dovremmo dirglielo a loro, no? E invece stanno in piedi. Allora chi è che sbaglia? Perché ci sono sicuramente alberi molto vecchi, anche molto cavi, che da decenni stanno lì e non cadono, a dispetto anche delle leggi della fisica che vorrebbero praticamente che fossero già schiantati da tempo. Allora chi sbaglia? Sono gli alberi che sbagliano, malati e cavi e che non cadono, la regola del TSUR che non è corretta, o forse andrebbe sempre ponderata come fanno il resto degli arboricoltori bravi, o è sbagliata la scienza o noi arboricoltori che forse tanto esperti non siamo, io in primis. Forse le volte sarebbe applicabile cum grano salis la legge rasoio di Ockham, no? Ockham era un monaco, in realtà lui il principio era un principio aristotelico, praticamente il principio è che si scelga sempre la soluzione più semplice, non importano formule astruse per capire certe cose, a volte la soluzione più semplice è quella
anche più adatto, forse magari attraverso le formule si giunge a confermare quella che è la soluzione più semplice, quella che era stata prospettata all'inizio. Questo per esempio è ciò che fanno gli americani, ormai accettato nel Three Risk Assessment, hanno una matrice, da una parte c'è la probabilità di impatto, dall'altra la probabilità di schianto o ribaltamento. Se abbiamo una probabilità di schianto o ribaltamento probabile, quindi scusatemi, mi ripeto, ma è in inglese un po' diversa, noi è sempre la stessa parola, e la possibilità di impatto è media, ecco, quello che ne viene fuori è che è abbastanza probabile che l'albero cada e che colpisca un target, che abbia un impatto sulle attività umane. Da questo si deriva una matrice di valutazione del rischio, in cui c'è su, diciamo, le ascisse, chiamiamole così, sul lato sinistro, via, in colonne, la probabilità di schianto e di impatto, sulle righe c'è le conseguenze dello schianto. Quindi se la probabilità di schianto o di impatto è abbastanza probabile e le conseguenze sullo schianto significative, vuol dire che noi abbiamo un rischio medio che dobbiamo gestire. Quindi se, vedete, lo schianto è abbastanza probabile, il rischio è da basso a medio in funzione delle conseguenze dello schianto. In Inghilterra usano una matrice un po' diversa, ma comunque si rifà un po' allo stesso principio. Praticamente noi abbiamo un albero che può essere o meno ispezionato, abbiamo dei difetti individuabili, abbiamo la responsabilità del proprietario. Allora, se l'albero è stato ispezionato, sì o no? A quel punto si hanno due diversi percorsi. Se è stato ispezionato e i difetti sono individuabili, c'è responsabilità del proprietario, cioè i difetti si vedevano, il proprietario non l'ha fatto ispezionare, quindi è responsabile. Se invece l'albero non è stato ispezionato, ma i difetti non erano individuabili, quindi non si potevano vedere a vista d'occhio, comunque a colpo d'occhio, una prima analisi visiva, il proprietario non è responsabile. Se l'albero è stato ispezionato e i difetti non erano individuabili, il proprietario non è responsabile, perché lui dice: io l'ho fatto ispezionare. Se è stato ispezionato e i difetti erano individuabili, punto interrogativo. Perché punto interrogativo? Perché deve essere colui che rileva i difetti che deve stendere una relazione che dica al proprietario come comportarsi. A quel punto la responsabilità, perché c'è il punto interrogativo? Perché c'è una responsabilità, ma non è del proprietario, può essere, secondo il sistema inglese, o di colui che ha fatto la perizia o del proprietario se non ha atteso a quello che la perizia diceva. È chiaro che cambia, no? Il potenziale di pericolo, accesso uso, cambia in funzione del livello di accesso uso: autostrada, parcheggio, circolazione pedonale, palazzi, oppure area senza accesso formale, e ovviamente il rischio potenziale cresce. Quindi quali sono gli obiettivi? E qui ho terminato questa fase forse un po' noiosa della valutazione del rischio. Aumentare la sicurezza, l'abbiamo visto all'inizio, questo è ciò che deve fare l'amministrazione pubblica, aumentare la longevità dell'albero, massimizzare i benefici ambientali ed economici, utilizzare saggiamente le risorse che sono molto scarse adesso, quasi nulle per certi versi, soddisfare le nostre necessità come se fossimo dei clienti, noi cittadini, e soddisfare i requisiti di qualità del settore della gestione del verde. Ricordandosi sempre appunto che tutti gli alberi pongono il problema di il pericolo di caduta, o il rischio meglio ancora di caduta, e noi dobbiamo gestire il rischio con un programma di gestione, minimizzando quello che è il pericolo di caduta e massimizzando i benefici degli alberi. Noi stiamo lavorando col Comune di Firenze proprio su questo, nella stesura di un piano, di una zonizzazione della città di Firenze, per individuare quelle che sono le zone, diciamo, bianche, o meglio verdi, gialle, arancioni e rosse, in funzione del grado di rischiosità delle alberature presenti, ovviamente considerando il target potenzialmente interessato. Vediamo un po' la gestione della velata stradale. È ovvio che noi siamo di fronte a delle alberate molto particolari, come abbiamo detto all'inizio. Sono le implicazioni storiche, delle considerazioni paesaggistiche, architettoniche e archeologiche, eccetera. Dobbiamo conservare quel minimo di biodiversità naturale che ancora abbiamo. È importante anche sentire quella che è l'opinione pubblica. Purtroppo non abbiamo piani di manutenzione pluriennale, li dovremmo avere ma non li abbiamo, e c'è un problema di costi che non va sottovalutato. Implicazioni storiche.
Firenze ha la cerchia dei viali che fu progettata al Poggi nel 1865, ci sono ancora alcuni esemplari piantati dal Poggi, pochi, la gran parte sono stati piantati nel dopoguerra, comunque sono alberi che hanno 70-80 anni. La soprintendenza impone che sia ripiantata la stessa specie alla stessa esatta distanza in cui fu piantata dal Poggi, che vuol dire avere platani a 3 metri, il che vuol dire che questi platani piantati la primavera scorsa a marzo, ieri erano così. Nonostante l'estate particolarmente siccitosa, che ha comunque frenato un po' la crescita, anche se erano piante irrigate, non tutti i giorni, insomma saltuariamente, però vedete, le chiome già quasi si toccano e sono comunque dominate dai due platani rimasti accanto. E abbiamo tre opzioni. Possiamo non fare niente, su questo siamo abilissimi, oppure gestire le alberature esistenti per prolungarne la durata in condizioni sempre di sicurezza, diciamo non totale, ma perlomeno rischio minimo, in modo che comunque forniscano i benefici previsti, oppure ripiantarle sia completamente sia parzialmente. È ovvio che, abbiamo visto prima, ci sono gli aspetti critici della gestione. Vige sempre nella gran parte delle amministrazioni pubbliche che se ne dica, si riempiono la bocca, dice noi valutiamo l'offerta economicamente più vantaggiosa, prendono sempre quella più bassa, è inutile girarci intorno, e purtroppo si tende a pensare che l'offerta minore sia l'offerta migliore. Ma voi andreste da un dentista che vi dice ti faccio lavoro per 100 euro quando tutti gli altri ve lo faccio per 1000? Un dubbio vi verrà? A questo non viene amministrazione comunale, perché loro viaggiano sulla logica dobbiamo risparmiare, ma non è colpa dei tecnici, è colpa di chi sovrintende, chi dice devi spendere in meno costi, tu hai questi soldi, non ne spendere di più. Questa non è una gestione low cost, è una gestione high cost, perché costa, l'ha detto prima, migliaia di euro per ogni pianta. E ogni pianta che non viene gestita in modo adeguato, ogni euro che non viene utilizzato nella gestione oculata della pianta, costa al cittadino 1,4-1,6 euro. Vale a dire, ogni intervento sbagliato lo paghiamo noi. E considerando che la potatura ammonta a circa il 30% in media delle spese totali amministrazione comunale, capite bene che sono milioni di euro in qualche grossa città che vengono spesi in maniera errata. Però bisogna considerare una cosa, questo è un grado rifatto a mano, quindi un po', però credo si capisca, che i benefici degli alberi, i loro costi, seguono un po' questo percorso inverso. No? All'inizio i costi sono molto alti, poi si abbassano fino a rimanere costanti per diversi anni, per poi rialzarsi notevolmente quando gli alberi vanno nella fase di maturità, o meglio ancora, nella fase di senescenza e di declino. Noi dovremmo essere abili da gestire gli alberi per prolungare quanto più possibile quell'area verde che vedete e di ripiantarli, di rimuoverli, di rimpiazzarli, di rinnovarli, usate il verbo che volete, quando le due linee, l'azzurra e la rossa, si incontrano e la rossa comincia a essere preponderante rispetto all'azzurra. È chiaro che per gestire e per fare questo bisogna valutare ciò che abbiamo, valutare le alberature preesistenti, formulare ipotesi di reimpianto e integrazione, quello che appunto faremo col Comune di Firenze, e mettere appunto piani di gestione del verde e di manutenzione delle strutture pluriennali, almeno 5 se non 10 anni, quindi non una legislatura ma più di questa. Oppure adottare la soluzione ANAS. Questa è la solita alberatura, autunno, primavera. Questa è la soluzione ANAS. Non possiamo fare una colpa al comune, il comune subisce, tra l'altro è il mio comune questo qui, subisce una cosa del genere, l'ANAS passa e fa questo lavoro. Allora abbiamo diverse soluzioni, diverse. Io ne ho messe 5. Sostituire gli alberi quando muoiono o cadono, come è avvenuto a Firenze in quella foto che vi ho fatto vedere. Rimuovere e ripiantare tutti gli alberi, una soluzione drastica. La prima dall'idea che non ci sia un reale piano di gestione, cioè che l'amministrazione comunale si limita a rimpiazzare quando può, economicamente e tecnicamente, gli alberi che muoiono. E spesso accade anche dopo 5-6 anni. E questo il cittadino percepisce come una mancanza di una strategia gestionale. La seconda è rimuovere e ripiantare tutti gli alberi. È chiaro, è una soluzione drastica, impattante sul cittadino, che deve capire le ragioni per cui si fanno certe scelte, che tecnicamente sono quelle più giuste, perché consentono di rinnovare tutta la strada, le infrastrutture aeree, le infrastrutture sotterranee, quindi sottoservizi, i marciapiedi, rifare una strada con un adeguato volume di adeguato volume di substrato a disposizione, poi le vedremo. Però è una soluzione impattante, sono il primo a dirlo.
rimozione e reimpianto di un albero ogni 2-3, quindi alternare in modo che nel giro di qualche decina di anni tutti vengano rimpiazzati, piantare una nuova fila di alberi adiacenti a quelli preesistenti, ma noi non abbiamo lo spazio la gran parte delle volte, oppure rimuovere e ripiantare piccole sezioni gestibili nel corso di un periodo di tempo specificato. E questa è forse la soluzione che potrebbe essere adottata. Ovviamente dobbiamo conoscere benissimo le specie che usiamo, dobbiamo conoscerne la crescita, lo sviluppo della chioma, la dimensione della chioma, maturità, come la chioma è strutturata, se è globosa, se è rotonda, se è fastigiata, colonnare, eccetera, eccetera, più o meno quello che è il ciclo di vita aspettato, che può essere dai 20-25 anni fino ai secoli, quindi sicuramente oltre la nostra durata vitale, e poi anche come disporle, tenendo conto un'altra volta che c'è una soluzione che potrebbe essere il piantare fitto e poi rimuovere gradualmente più di una specie o anche una sola specie, diradare nel giro di 20-30 anni, in modo che a maturità ci sia un'alberatura omogenea. Però questa è una scelta un po' difficile, poi magari succede che quella che dobbiamo togliere è quella che sta meglio rispetto a quella che dovrebbe rimanere. Quindi va un po' sempre pensata. E poi appunto dobbiamo garantire un volume di suolo necessario. Questo è uno schema molto semplice, l'ho preso da una pubblicazione statunitense in cui ci dice che con una chioma larga per esempio 3 metri, ma in funzione della specie è chiaro che se si parla del cipresso è già tutto un altro, di un pioppo cipressino, il volume di suolo deve essere più o meno 3-4 metri cubi, la chioma 6 metri circa 14 metri cubi, la chioma di 9 metri circa 28 metri cubi. Ecco, più o meno alcuni autori statunitensi consigliano un volume di suolo compreso fra i 20 e i 50 metri cubi di suolo disponibile in funzione del diametro finale di crescita della pianta. Quindi una pianta di 40 cm di diametro, un tronco così, più o meno ha bisogno di circa 28 metri cubi di suolo. C'è chi considera invece i metri quadri di proiezione della chioma. Io non sono molto d'accordo, perché appunto allora per le piante a chioma fastigiata come facciamo? Dobbiamo fare per ogni pianta, per ogni portamento, questo non vale, questo qui vale solamente per quelli a portamento globoso. Poi dobbiamo appunto considerare che sotto c'è tutto un altro mondo in città. Non dico le metropolitane come qui a Milano, ma appunto sottoservizi, fibre ottiche, eccetera, sono tutte strutture con cui l'albero confligge, che sottraggono volume disponibile, anche se poi, vedremo dopo un'illustrazione, forniscono anche acqua e nutrienti spesso. Vedete che in questa tabella ci sono i volumi di suolo stimati come critici, che sono molto diversi da città a città negli Stati Uniti. Per dire, Phoenix, che ha un'evaporazione altissima, ovviamente in luglio, nei mesi estivi, in cui il ritorno della pioggia è ogni 80 giorni, siamo in clima pienamente desertico, il volume di suolo disponibile per avere almeno il 10%, cioè per il 10% di acqua disponibile è 232 metri cubi per un albero, quindi 10 volte quello che abbiamo visto precedentemente. Allo stesso tempo a Guelph in Ontario, in Canada, dove il ritorno della pioggia è 10 giorni, dove l'evaporazione è 147 mm, bastano 10 metri cubi per lo stesso albero. Ma confrontando i valori di Seattle e Mobile, Seattle è una città del Washington State, 178 mm nel mese di luglio evaporazione, Mobile nell'Alabama, sud degli Stati Uniti, sud-est degli Stati Uniti, 183. Vedete, l'evaporazione è molto simile. Quello che è diverso è il tempo di ritorno della pioggia, 20 giorni a Seattle, 10 giorni a Mobile, in Alabama, l'estate è la stagione delle piogge, piove molto spesso. Vedete che a fronte della medesima evaporazione, probabilmente la temperatura è anche più fresca a Seattle, il volume necessario è quasi il doppio a Seattle rispetto a Mobile. Quindi non si può dare un valore univoco, bisogna sempre considerare dove ci troviamo. La domanda è: perché dobbiamo rinnovare? Io ho messo queste foto perché questa è una strada che ha creato una diatriba a Milano che non finisce più, che non è finita e chissà quanto continuerà. È dal 2008-2009 che si discute su questa strada, va bene? Io ho la mia opinione, la sanno quasi tutti, e la capirete anche da quello che dico. Questo è
il problema, cioè il tram non passa più, perché gli olmi messi a dimora circa 50 anni fa, le radici sono cresciute sopra la piastra di cemento che regge i binari e quindi il tram andava a passo d'uomo, quindi non poteva più circolare, si è arrivata al punto che non poteva più circolare. Si decide, il comune decide di abbattere le cose, rivolte dei cittadini, siamo ancora lì con questi alberi in piedi, spesi un sacco di soldi pubblici, so che mi nimicherò qualcuno, ma questo è come la penso io, opporsi è un diritto per i cittadini, anch'io sono un cittadino, anch'io mi oppongo a certe scelte del mio comune, ma è anche vero che ascoltare le motivazioni è un dovere. Il problema è che spesso, va bene, le motivazioni non sono addotte oppure non sono ascoltate. È chiaro che dobbiamo rinnovare, non oppotare che lo faccia Jack of all trades, come lo chiamano, Giovanni Cento Mestieri, ma lo deve fare una persona specializzata, un agronomo o un forestale, una persona che ha un background scientifico e tecnico in grado di gestire il rinnovo, il ricambio e l'alberatore. Vi faccio l'esempio di cosa sarebbe potuto succedere. Questa è un'opportunità nata da una minaccia. Sostanzialmente una ditta nel 2009, in ottobre, ha fatto un grosso danno dei platani a Firenze, guardate come li aveva ridotti, i platani erano 70-80 cm di diametro, quindi alberi anche di una certa dimensione. Il comune ha denunciato la ditta, la quale ha dovuto rimediare, sotto però delle specifiche tecniche ben precise date dal comune di Firenze, quindi alberi tutti tagliati in quel tratto di strada, rimessi a dimora primavera 2010 con trincea, quindi un volume di suolo a disposizione adatto, suolo portato all'octono, quindi non questo porcaio che vedete qui, va bene, ma un suolo buono, misto, compost, impianto irrigazione a goccia sotterraneo, in modo che non fosse nemmeno visibile, hanno ripiantato anche gli allori, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Ecco come avrebbe potuto essere alberata via McMahon se al momento giusto si fosse agito nel modo giusto, cioè ripiantando a blocchi, non tutto insieme, ovviamente non sarebbe stata una tragedia, mettendo la specie giusta al posto giusto, con la gestione giusta, in 5 anni questi platani, alcuni passano i 10 metri e già si toccano le chiome. Vi dicevo, la comunicazione è fondamentale, è la chiave di volta. Se non si comunica, se l'amministrazione non comunica, è inutile. E il problema è che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Da una parte e dall'altra, l'amministrazione non vuol sentire le ragioni dei cittadini e spesso i cittadini non sentono o non vogliono ascoltare le ragioni dell'amministrazione. Perché spesso non vengono, e quindi si urla, e chi urla purtroppo dai politici è molto più ascoltato rispetto alla maggioranza silente. 10 persone che urlano bloccano i lavori che avrebbero potuto garantire. Ora non parlo di McMahon in particolare, parlo in genere. E io non sono un tagliatore di alberi, sono uno che piange. Io pianto il primo d'agosto quando ho visto la parte della città dove sono nato, dove ho vissuto per 27 anni, dove passo tutti i giorni, distrutta completamente. Cioè il parco dove io andavo da ragazzino a girare in bicicletta, a giocare, dove ho portato i miei figli quando erano piccoli, non c'è più niente. Non c'è più niente. Io sono rimasto, cioè tutte le volte ci passo davanti e tutte le volte veramente soffro per una cosa del genere. Quindi non è che voglio abbattere gli alberi, però in certi casi è necessario. Poi ci sono i conflitti con le infrastrutture, vi dicevo. È ovvio che se non si prendono, quando si piantano quegli alberi come quei platani, dobbiamo sapere che il platano è una specie abbastanza aggressiva nei confronti delle infrastrutture, cresce molto, ha un apparato radicale piuttosto esteso, e questi sono 4 esempi, cioè utilizzare alberi pionieri che crescono molto più velocemente senza nessuna misura preventiva vuol dire avere problemi già dopo 15-20 anni. Se invece si adottano sempre alberi, magari alberi secondari e con misure preventive, i problemi vengono dopo 70-80 anni. Vabbè, mi dispiace, ma saranno problemi di quelli che verranno dopo di noi. È un discorso un po' egoista, ma insomma è così. E soprattutto quando si fanno i lavori, come avete visto, ci sono quelle due zone, la zona verde, che è la zona dell'area critica radicale, e la zona soprattutto del piatto radicale strutturale, che non dovrebbero essere intaccate, soprattutto quella rossa. Quando si intacca quella rossa, purtroppo è meglio abbattere l'albero, perché solamente se ne prolunga l'agonia. Quindi quando si fanno lavori come questi, potrebbe essere l'occasione per rinnovare tutto. Si deve squartare una strada, si rimettono tutte le infrastrutture, rimettiamo anche gli alberi, qualora gli alberi veramente siano da rimettere, no? Se no si proteggono. Certo,
un lavoro del genere da noi è impensabile, 10.000 euro per un singolo albero non lo possiamo pensare, ma con 1.000 euro si possono fare tante cose. Con 1.000 euro si pianta una dignitosa pianta, gli si assicura un dignitoso substrato e una dignitosa gestione. Guarda un po' la differenza, questa è la Pennsylvania Avenue, la strada che va a Washington, che conduce alla Casa Bianca. Nell'80 fu fatta questa foto, chiaramente un po' sgranata. Vedete, sulla sinistra ci sono dei tigli, tiglia tomentosa, messi con una piccola buca d'impianto e una zona pavimentata. A destra, tigli provenienti dallo stesso vivaio, identica specie, tiglia tomentosa, piantate nello stesso momento, guardate la differenza. Solo perché da una parte c'è il suolo libero, non è pavimentato, da una parte è pavimentato. E questo è come sono nel 2010, quindi 30 anni dopo. La foto non è bellissima, però si vede la differenza nella crescita del tronco. Questo invece è un esempio molto più recente, 2013 a Toronto, 2012 o 2011, non mi ricordo, rifecero la Queen's Avenue, che è la strada un po' dello struscio di Toronto. Se vedete la differenza fra questo albero qui, che ha un'area non pavimentata ampia, seppur con le tappezzanti, e questo che invece hanno la pavimentazione. Sono alberi messi a dimora contemporaneamente. Questi stanno tutti morendo, devono essere tutti ripiantati. Hanno speso una baracca di soldi nel suolo strutturale, eccetera, eccetera, anche nel structural cell, eccetera, eccetera. Il risultato è questo. Dobbiamo assicurare un adeguato volume di suolo agli alberi, se no è inutile spendere soldi. Quindi l'albero giusto al posto giusto e nel modo giusto e con la gestione giusta. Vale a dire, è bello vedere questi alberi, ma in piazza Roma a Milano gli alberi non ci sono mai stati, come in piazza Signoria. A parte ci hanno messo una statua adesso, che se ci hanno messo un albero era meglio, va bene? O in piazza del Campo a Siena, o in piazza, qual è stamane, non mi ricordo più, che è stata rammentata. Forse lì, direi, io non ce li metterei, perché non ci sono mai stati, storicamente non ci sono mai stati. Ma da altre parti li possiamo piantare, abbiamo spazi enormi da utilizzare. Abbiamo circa 1 milione di ettari in Italia, di aree urbane e periurbane non utilizzate, non coltivate, non edificabili. A questo punto poi non si costruisce praticamente più, quindi non dico tutte, ma insomma una buona parte potremo utilizzare per foreste urbane. Però dobbiamo selezionare le piante, bisogna essere proattivi per il global change, non soltanto il climate change, è la città che cambia globalmente, non è solamente il clima. Quello è sulla sinistra, scusatemi, è come cambierà la disponibilità di acqua nel futuro e come cambierà anche il regime delle precipitazioni. Nord Europa farà più caldo e pioverà di più, sono tutti contenti perché potranno utilizzare anche specie che non avevano mai utilizzato. Noi purtroppo invece avremo dei grossi problemi, come ce li stiamo avendo negli ultimi anni. Allora, cosa dovremmo piantare? È una bella domanda. Sicuramente dovremo selezionare gli alberi più adatti per fronteggiare il global change. Dovremo piantare quegli alberi, e stamani la collega Rita Baraldi l'ha detto, che possono trarre vantaggio da una maggior concentrazione di CO2 e quindi fotosintetizzano e sequestrano e poi stoccano più carbonio. C'è il dibattito fra specie native esotiche. Io anche qui ho una mia opinione, cioè in un ambiente totalmente alieno con quello urbano non vedo il problema di utilizzare specie esotiche quando si integrano perfettamente con questo ambiente, anche perché se riducessimo delle specie a quelle realmente autoctone avremmo una scelta molto limitata e la gran parte non sono adatte all'ambiente urbano. Pensa al lontano, al carpino, al frassino maggiore anche. Non sono molto adatte all'ambiente urbano. Poi capire anche come cambieranno le interazioni tra le specie e come con un'adeguata gestione possiamo migliorare le performance delle specie che utilizziamo. Il problema è che dobbiamo capire che c'è una differenza tra quello che ci aspettiamo e quello che invece possiamo ottenere. Dice che c'entra il saccottino. Se voi guardate la figura che c'è sulla confezione del saccottino, non me ne voglia la barilla, è solamente un esempio, la figura è questa, no? Uno l'apre e trova quello, cioè dentro è tutto secco praticamente, non c'è quella cioccolata bella, fondente, che non c'è la Nutella per intenderci. E lo stesso è con le piante, cioè se noi scegliamo la pianta sbagliata, ora estremizzo chiaramente, ma se uno sceglie una sequoia dendron gigante, quello che vorrebbe nel suo parco è una situazione del genere, una bella pianta.
Se voi la piantate a Firenze, insomma in Toscana, e questo è quello che ottenete, non è adatta. Mentre dietro, vedete, sono sequoie sempervirens. La sequoia sempervirens è molto più plastica, è molto più adatta al nostro clima, tant'è che vicino a Firenze c'è la più grossa foresta di sequoia sempervirens con alberi alti più di 50 metri, che nessuno conosce, ma comunque c'è. Queste sono frasi, non mi piaceva avere un cedro nel mio giardino, e si pianta un cedro, ma un cedro in 30 anni diventa un gigante, o poi magari confligge con i fili, passa lene e taglia senza chiedervi neanche il permesso. Oppure anche il pino domestico è una specie rinunciabile in città, andateglielo a dire a Roma, o anche a Firenze, se è una specie rinunciabile, fanno correre ma... o a Viareggio, esatto. È chiaro che bisogna utilizzare specie che sono adatte, non tanto perché sono native, ma perché sono adatte a certe condizioni microclimatiche o anche di esposizione. Liquidamba, se voi lo mettete in una strada molto ombreggiata, rimane sempre sofferente, rimane rachitico, perché è una specie che ama molto le esposizioni soleggiate, ma vuole le radici al fresco, come si suol dire. Quindi vuole abbondante irrigazione, ma allo stesso tempo abbondante elevata luminosità. Oppure questo Cedrus atlante, questo è praticamente davanti al mio ufficio, dei colleghi l'hanno voluto mettere per forza perché c'era nella vecchia sede Cedrus atlantica, ma nella zona dove siamo noi, che è la zona di Sesto Fiorentino, che era una vecchia palude secca d'estate e con la falda affiorante d'inverno, questo è ciò che si ottiene, una pianta che dopo 3 anni è rachitica. Su 4 cedri, 2 sono morte e 2 sono in queste condizioni. Oppure per esempio scegliere in funzione delle prestazioni, per dire il pecan in California, il pecan emette le foglie quando ancora c'è bisogno della luce solare per scaldare gli appartamenti, perché ha una foliazione precoce, e ha anche una foliazione, si defoglia, quindi perde le foglie molto precocemente, vale a dire quando ancora le piante, scusate, le case come adesso in California hanno bisogno dell'aria condizionata. Quindi la scelta di una specie, seppur bella, un bellissimo fogliame autunnale, è errata, perché mi aumenta il costo per il riscaldamento e il condizionamento. Oppure anche situazioni di questo genere. Quella sinistra l'ho fatta a Milano, quella di destra l'ho fatta a Morton Arboretum a Chicago, dovrebbe essere un po' anche l'esempio, fulgido esempio per coloro che vogliono scegliere le piante, mi mettono delle metasequoie sotto una tettoia. Oppure anche a Firenze, lavori per la tranvia, si spostano alberature dove si mettono a 1,5 metri alle case, ma questi tigli chiaramente la gente se li non apre neanche la finestra. È ovvio che sono arrabbiati i cittadini, ma hanno ragione in questo caso, no? E bisogna essere proattivi anche per cercare di predire, qualora possa essere possibile, eventuali emergenze parassitarie. Questa è una strada, scusatemi, prima e dopo l'Emerald Ash Borer, cioè il coleottero che è minatore del frassino in America. Guardate com'è, è la solita strada, dal solito punto di vista come cambia la percezione immediata. Oppure questi due amichetti nostri, no? L'anoplofora e il rincoforo. Quali sono le specie adesso? Queste sono quelle più utilizzate, più o meno a diverse latitudini sono queste, non cambiano molto. E questa invece è una lista che io faccio sempre vedere, ogni tanto faccio qualche correzione, l'aggiusto in funzione anche di quello che si sa dalla ricerca, è una lista di potenziali specie che potrebbero essere utilizzate. Alcune sono native, la gran parte sono esotiche, ma che garantiscono performance molto superiori a alcune specie autoctone. Per esempio il Pyrus calleriana. Il Pyrus calleriana è una pianta fantastica, non ha malattie, qualcosa, una ruggine, ma insomma resiste tantissimo alla siccità, resiste al freddo, da noi non ha grossi problemi per la neve, in America sì, ma da noi la neve, insomma, parlo di foto di Firenze, è un evento eccezionale. Ha una bellissima fioritura, ha una bellissima colorazione autunnale, ha un periodo di foliazione molto lungo, perde le foglie a fine novembre, quindi è perfetta per le nostre zone. E questi sono poi i criteri di selezione. Se una volta erano eminentemente quegli estetici, adesso dobbiamo tener conto di quelli economici, bioecologici e anche funzionali. Basta dire una pianta è bella. Sì, è bella, ma se non mi si adatta, ma è bella, ma se sporca, è bella, ma se mi dà allergia, è bella, ma se ha una facilità di schianto superiore alle altre, che faccio? Finisco, mancano neanche 5 minuti. Questo è un lavoro di McPherson di qualche anno fa, lui praticamente ha quantificato quant'è il risparmio energetico, la rimozione degli inquinanti, il sequestro di CO2, l'effetto sulle precipitazioni
e sull'estetica di alcune specie anche abbastanza comuni, Celtis, o il loro Celtis, l'occidentalis, Fraxinus pennsylvanica o americana, mi ricordo, la Zelkova, vede che ci sono differenze sostanziali. È chiaro che questo è un lavoro fatto in California, non è detto sia immediatamente applicabile da altre parti, questo va specificato. Da questo lavoro è venuto fuori che il platano praticamente è la specie principe. Da noi ha diversi problemi: cancro, l'antracnosi, la corituca, insomma, bisogna pensarci un attimino, anche se è quella che garantirebbe anche da noi le performance in assoluto superiori alle altre. Finisco con due progetti di ricerca, uno è il Qualiviva, che è un progetto finanziato dal Ministero, dal MIPAF, Ministero di Agricoltura e Foreste. Noi eravamo un'unità di ricerca, ci siamo occupati della messa a punto di schede non semplicemente descrittivo-botaniche, perché quelle ce ne sono, è pieno i vivai, cataloghi vivai, i libri su internet. Quello che abbiamo fatto, e si vede qui, abbiamo inserito anche altri dati, tipo l'abbattimento degli inquinanti, lo stoccaggio di CO2, le potenziali emissioni di composti organici volatili, di cui ha parlato stamani la dottoressa Baraldi, e poi eventuali altri commenti, la tolleranza ad alcuni stress abiotici. Per dire una considerazione, il rododendro è una specie bellissima, sicuramente è una delle specie che assicura uno stoccaggio di CO2 molto molto elevato, ma se lo mettiamo a dimora in suoli alcalini o calcare e non gli diamo sufficiente acqua, soprattutto nei primi 5-6 anni all'impianto, la sua potenzialità è completamente castrata. E si hanno piante clorotiche, piante che muoiono, eccetera, che crescono poco e così via. È chiaro che tutti questi benefici dipendono sempre da un'adeguata preparazione del sito di impianto, adeguata scelta del sito di impianto e un'adeguata gestione post-impianto. Quindi queste sono un po' le schede, saranno online non appena il Ministero ci darà l'ok per la pubblicazione, saranno schede interattive. Vedete, c'è un stoccaggio di CO2, il nuovo impianto, esemplare maturo, quanto ovviamente sono stimate, sono modelli, come ha detto stamani giustamente la dottoressa Baraldi, sono stime, sono modelli, non è che sono valori precisi, però basati su dati scientifici. E l'ultimo progetto, un progetto appena finito, finanziato dalla Regione Toscana, questo progetto praticamente è stato fatto in collaborazione con un collega della mia stessa del mio stesso dipartimento e con dei partner privati. Quello che era praticamente lo scopo principale, in termini molto semplici, è l'elaborazione di un prototipo, di un software in grado di dirmi, in funzione di un disegno progettuale, di una scelta alle specie e dell'intorno, quindi gli edifici eccetera eccetera, quanto quel giardino, quel parco, quell'alberata, quell'area verde mi migliora il mio microclima, quindi in termini di comfort ambientale, abbassamento temperatura, gestione precipitazione eccetera, quanta CO2 mi stocca, quanti inquinanti mi abbatte eccetera. Ovviamente è un prototipo, non è ancora in commercio, perché anche questo deve essere validato, siamo ormai comunque nelle fasi finali, dalla Regione Toscana, dopodiché si passerà alla fase di sviluppo del vero e proprio software. Questi sono un po' i passaggi che sono stati fatti, queste sono le risposte che ci dà il software, ci dà risposte in termini di comfort termico, la biomassa prodotta, il bilancio energetico e la dry deposition, la deposizione secca degli inquinanti. A chi è rivolto? Un po' a tutti voi, paesaggisti, architetti, ingegneri, agronomi, forestali o comunque tutti coloro, scusatemi, che a vari livelli si occupano di verde urbano. Questa la posso saltare e finisco con questa. Questa è una bella immagine, no? Immagine di un parco cittadino, un parco romantico, un classico laghetto. È una situazione in cui sicuramente le piante garantiscono le performance massime o comunque molto elevate. Il problema è che spesso non abbiamo a che fare con questo tipo di ambiente. In questo tipo di ambiente dobbiamo capire anche se le piante ci possono stare. Non è detto che una pianta ci debba per forza stare in questa situazione. Talvolta è addirittura negativa la presenza di piante in una situazione del genere, perché non solo costa, ma anche impedisce un
quel poco di ricambio di aria che c'è. E sicuramente gli alberi non possono permettersi di vivere in una situazione del genere, che poi cosa succede? Li capitozzano, non hanno, non crescono, danno fastidio, coprono l'insegna del negozio, perché questo un po' è, spesso vengono quotati perché coprono l'insegna dei negozi. Io termino con questo. Io ho una pagina Facebook di lavoro che è Arboricoltura Urbana, sia in italiano che in inglese, che aggiorno praticamente tutti i giorni con notizie, articoli, non miei, presi un po' da tutto il web o da colleghi, quindi chi vuole un pochino approfondire certe cose può cliccare mi piace sulla pagina e riceverà continuamente aggiornamenti. Io ho finito.